Ciao Giorgia, ben arrivata. Collegata con quei 5 minuti d'anticipo e immediatamente buttata sul palco. Ma è stato un po' il leitmotiv di questa edizione, che è la mia prima, subito con un talk e tutto, insomma, diciamo che iniziamo proprio col botto. Del fuoco, cosa di meglio? Come vedi, non c'era bisogno di preparazioni esagerate. Giorgia lavora come consulente di comunicazione e si occupa in particolare di turismo, che quest'anno, voglio dire, è un settore molto molto provato dalla situazione contingente che stiamo vivendo. Nel suo talk ci parla di come cercare e soprattutto come trovare delle foto bellissime senza stressarci. Ti lascio la parola, Giorgia, a te. Grazie mille. Allora, riuscite a vedere le slide? Sì? Sì, perfetto. Ok. Allora, appunto, in questo talk andremo a parlare proprio di photostock. Si dice che un'immagine valga più di mille parole, eppure ci sono immagini come questa che a me lasciano senza parole, devo dire. O meglio, forse magari qualche parola riesco pure a pensarla, ma non mi sembra il caso di ripeterla in questa sede. Infatti, sono immagini come questa, che probabilmente ci fanno sentire così quando dobbiamo cercare una foto stock. Quindi oggi voglio condividere dei consigli che ci permettano di smettere di sentirci così e che invece ci facciano sentire così quando dobbiamo trovare una foto stock. Sono consigli e accorgimenti che ho accumulato nel corso del tempo, ma soprattutto durante un'estate londinese, che ci credete o no, questo era luglio inoltrato, in cui ho lavorato come photo editor per Virgin Atlantic, che stava rifacendo il sito, e per 8 ore al giorno cercavo photo stock, che poi sarebbero andate a corredare la sezione guida, diciamo così, a tutte le destinazioni in cui loro volavano, per cui un sacco di photo stock, e pian piano ho iniziato a capire che cosa poteva venirmi in aiuto e facilitarmi il lavoro, per cui voglio andarlo a condividere oggi in questo, appunto, in questo talk. La prima cosa, forse un po' ovvia, però è molto importante, è quello di fare una rassegna di quello che già abbiamo a disposizione, se già abbiamo qualche cosa. Uno, perché ovviamente ci permette di vedere quali sono le lacune, quindi quali immagini photostock dobbiamo rintracciare, ma poi, se guardiamo quello che abbiamo già con un occhio clinico, possiamo anche capire se c'è qualcosa che può essere riutilizzato, a cui può essere data nuova vita, magari in post-produzione, con Photoshop, e così via. Quindi è sempre utile, fare una rassegna. L'altra cosa molto importante è quella di selezionare il database giusto per il progetto. Per database, intendo ovviamente il sito di Photostock, quindi non farsi guidare dal prezzo, perché è inutile magari spendere poco se poi non si riesce a trovare immagini appunto per il nostro progetto. Come dicevamo prima, io lavoro molto con il settore turistico, e magari mi devo ritrovare a cercare immagini per dei dolci tipici regionali, tipo il castagnaccio, che è un dolce tipico toscano. Ecco, di castagnaccio non è che se ne trovi così tanto sui siti di Photostock. È molto più probabile che si trovino foto di cupcake, perché i siti sono molto americanofili. Quindi è necessario prima fare una prova e vedere un po' che inventario si ha a disposizione su ciascun sito. E qua vi lascio una carrellata di siti, e poi li potrete appunto consultare in un secondo momento, perché ovviamente sono veramente tanti. Ma vi voglio soprattutto mettere in evidenza la colonna diversity, perché, come abbiamo detto prima, i siti di Photostock sono molto stereotipati, e questi nuovi siti cercano di andare oltre questi stereotipi. Quindi speriamo che appunto questa sia una direzione che anche gli altri siti inizino a prendere. Quindi qua potete dopo vedere tutte le varie risorse a disposizione.
E adesso cerchiamo di vedere come procedere per trovare proprio una foto. C'è da dire che quello che porta via più tempo è proprio la ricerca, perché la funzione, i motori di ricerca interni di questi siti sono molto inefficienti, e quindi nella maggior parte dei casi si perde un sacco di tempo proprio a trovare l'immagine giusta. Quindi quello che consiglio è di usare l'inglese, perché sicuramente questi siti sono pensati per un utente che usi questa lingua, e poi di iniziare da parole chiave molto generiche e quindi poi scremare manualmente. In questo ci viene di aiuto fare un po' di brainstorming prima, quindi stilare una breve lista di sinonimi che descrivono la foto che dobbiamo cercare. Per esempio, se dovessi promuovere una vacanza ai Caraibi, posso cercare Caraibi, ma posso anche cercare isola tropicale, spiaggia turchese e così via, in sostanza, a meno che ovviamente non debba trovare non debba promuovere una località precisa. E poi possiamo anche provare a pensare in simboli, associazioni di idee, metafore e così via, oppure optare per un dettaglio. Se devo pubblicizzare un mercatino di Natale di una località molto piccola, è molto difficile nuovamente che io riesca a trovare un'immagine proprio di quella località, per cui si può pensare a una immagine che ha un campo, un'inquadratura molto stretto, e ad esempio una tazza di vin brûlé nelle mani di una persona che indossa dei guanti di lana, quindi ci dà proprio quell'idea dell'atmosfera del mercatino natalizio. Possiamo poi usare dei termini tecnici per selezionare meglio il tipo di stile, il tipo di foto che vogliamo. Ovviamente ci sono tantissimi termini tecnici, quelli che ho elencato qui e che potete poi consultare dopo sono quelli che effettivamente vengono usati di più da questi siti di foto di SOC, e quindi possiamo selezionare da questi per riuscire a rintracciare l'immagine giusta. E poi, se si tratta di foto di siti di foto di stock a pagamento, possiamo anche utilizzare i filtri, perché di solito i filtri non sono disponibili nei siti gratuiti, di foto gratuite, e subito quello che dobbiamo impostare è quello relativo al tipo di immagine. Quindi togliamo vettoriali, illustrazioni, eccetera eccetera, se stiamo cercando solo delle foto. È molto importante poi anche la giusta licenza, quindi se si tratta di un progetto commerciale dobbiamo togliere dai risultati di ricerca tutte le foto che invece sono valide solo con la licenza editoriale. Su alcuni siti possiamo persino specificare se vogliamo delle persone o meno all'interno della foto, e possiamo persino specificare la dimensione minima che la foto deve avere, che può essere molto utile per i progetti soprattutto legati ad esempio ad una pagina web dove dobbiamo mettere un header, quindi anche questo è veramente utile. Poi, come abbiamo già detto prima, ricordiamoci che con Photoshop possiamo veramente sbizzarrirci. Lo dico perché a me una volta è capitato di fare la manicure a un signore cubano che stava facendo un sigaro. Avevamo questa immagine, al cliente non piaceva, non piacevano le unghie del signore, quindi noi l'abbiamo adattata. Per cui anche questo è sempre una cosa da tenere a mente. Possiamo ovviamente anche cambiare la tonalità delle foto per uniformarla a quelle già presenti e già utilizzate dal brand. Possiamo isolare un dettaglio o una parte, e quindi non arrendiamoci se una parte della foto, insomma, non ci convince moltissimo. Se dopo 5-6 pagine di risultati ancora non abbiamo trovato delle foto papabili, possiamo aggiustare la rotta. Se si tratta di un sito di fotostock a pagamento, possiamo possiamo escludere determinate parole chiave, quindi andiamo a vedere le foto che non ci convincono, che non ci piacciono, capiamo quali sono le keyword da togliere e quindi le possiamo escludere.
Possiamo poi anche applicare il filtro categoria e possiamo andare a vedere anche i portfolio dei fotografi, perché magari a volte si trova una foto che ci piace, ma il soggetto non è giusto. Quindi possiamo andare a sbirciare nel portfolio del fotografo per vedere se ci sono delle fotografie più adatte. Se invece siamo riusciti a trovare una foto, quello che è necessario fare è prima di tutto scaricare l'anteprima se si tratta di una foto a pagamento, quindi possiamo sempre scaricare una foto in bassa qualità con un watermark e provarla nella nostra grafica, per cui se dobbiamo soprattutto tenere di conto delle distanze con certe scritte o altri elementi è molto importante fare prima una prova, prima appunto di acquistare. Un'altra cosa che consiglio poi di fare è una piccola indagine usando una di queste due soluzioni. La prima è TinEye e la seconda è la funzionalità di ricerca per immagini di Google, sono entrambi gratuite e perché consiglio appunto di fare questa piccola indagine con questi due strumenti? Perché nel caso di foto a pagamento possiamo verificare quanto inflazionata sia l'immagine, quindi se è stata utilizzata tante volte magari certi clienti non hanno piacere ad utilizzarla anche per la loro campagna, promozione, eccetera, eccetera. Quindi magari possiamo andare a trovare un'immagine un po' più originale, diciamo così, meno usata. Se invece è un'immagine gratuita, questi due strumenti ci aiutano a capire se lo sia effettivamente, quindi se non sia magari una truffa, perché online purtroppo ci sono anche questi casi in cui vengono appunto rubate le immagini, vengono caricate in questi siti di foto gratuiti dove spesso si può ricevere anche delle donazioni, per cui se la troviamo già anche su dei siti a pagamento, questo ci dovrebbe un po' far capire che magari è meglio stare alla larga da questa fotografia e non utilizzarla. Poi un'altra cosa molto importante è salvare il file originale in un luogo sicuro, quindi la foto inalterata. Questo perché, per esempio, mentre appunto lavoravo sul progetto di Virgin, quello che mi è accaduto è che da un giorno all'altro il fotografo da cui avevo scaricato una foto è scomparso dal sito e la foto non mi appariva nemmeno nei download, quindi nella cronologia dell'account, per cui solo avendo quel file originale con il numero di serie io ho potuto garantire la tracciabilità di questa foto, che vedremo poi a breve quanto possa essere importante. Se cerchi delle foto stock, spesso ci sono delle cose che possono sveltire un po' il lavoro. La prima ovviamente è quello di iscriversi, creare un account e così creare anche delle cartelle o delle collezioni per i vari progetti, per i vari clienti. Infatti io solitamente sfrutto i momenti morti della giornata per vedere se ci sono delle foto nuove, soprattutto per i progetti per cui mi servono molte foto, e così le salvo o le parcheggio un attimino nelle varie cartelle che ho creato. E un'altra cosa che è possibile fare è anche salvare le pagine dei fotografi con uno stile che ci piace, perché così possiamo vedere in questi nostri controlli se hanno caricato delle nuove foto. E poi un'altra cosa che è possibile fare è anche salvare le query di ricerca. Questo è valido soprattutto per i siti di foto stock a pagamento, perché appunto quando si è riusciti a trovare la giusta combinazione di parola chiave, filtri, eccetera, eccetera, che abbiamo visto che frutta dei buoni risultati, possiamo salvare proprio la stringa, il link che si viene a creare su delle note, su un documento Word dove preferiamo, e poi possiamo andare a caricare di nuovo questa pagina ordinando i risultati dal più nuovo al più vecchio per vedere se sono state caricate delle nuove immagini. Come abbiamo accennato poc'anzi, è anche necessario e importante tutelarsi da sbagli costosi, perché quando si tratta di foto stock parliamo anche di diritto d'autore e di copyright. Le leggi sia nazionali che europee
ma che mondiali, sono molto severe e giustamente anche i fotografi cercano di proteggere il loro lavoro, perché ci sono tantissime persone che prendono così immagini da Google e le usano liberamente, per cui dobbiamo dimostrare di aver ottenuto le immagini in maniera legittima. Per cui, se si tratta di foto a pagamento, consiglio che la licenza sia intestata al cliente finale, soprattutto se poi questo vuole utilizzare la foto che è stata scaricata anche in vari altri modi, per cui può essere riutilizzata, perché non si può trasferire una immagine scaricata senza alterarla significativamente ad un'altra persona, ad un'altra entità, per cui questa è una considerazione molto importante da fare. L'altra cosa è ovviamente salvare la prova d'acquisto o comunque nuovamente il file originale, se si tratta di una foto di un sito gratuito, proprio per garantire la tracciabilità, perché per esempio è successo anche sono successe delle truffe anche su Unsplash, che penso conoscerete tutti, che è molto affidabile, però è successo che appunto ci sono state delle persone che hanno caricato delle foto per poi toglierle e andare a ritrovare chi le aveva poi utilizzate online e a dirgli: non hai il mio permesso per utilizzare questa foto, l'hai ottenuta in maniera poco chiara e poco legale, ecco qui il conto per l'utilizzo. Però appunto era una truffa, e quindi solo salvando il file originale che ha il timestamp nel metadata e la provenienza si può garantire che appunto si sia acquistata in maniera legittima. Per cui queste sono considerazioni sempre molto importanti da fare quando si lavora con le foto stock. Grazie mille, quindi per me è tutto, grazie ancora. Grazie a te davvero, Giorgia, è stato un debutto al Freelance Camp davvero ottimo, lasciatelo dire, è un talk utile, interessante, da cui molti di noi avranno preso appunti e se lo andranno a rivedere lo segnaleranno ad altri, perché veramente sono quelle cose che tutti dovrebbero sapere e che ai noi invece molti trascurano per leggerezza. Invece davvero l'uso delle foto è molto importante. Ti ringrazio di nuovo e grazie. Benvenuta nella community del Freelance Camp e alla prossima.